Su Marte non c'è vita, ma il Corriere della Sera, il 19 aprile di quell'anno, mattina, scrive l'articolo di giornale che ho qui con me, diceva, sia da New York che un giornale scientifico, l'Electrical World, pubblica un articolo impressionante intorno a una pretesa comunicazione interplanetaria. I radiotelegrafisti di Mount Wilson in California, dice il giornale, dichiarano di aver ricevuto in questi ultimi tempi dei segnali di un carattere bizzarro che non appartengono né all'alfabeto Morse né a qualsiasi altro alfabeto conosciuto e il cui significato è indecifrabile. I segnali sono molto intensi e gli operatori suppongono che possano provenire dal pianeta Marte. L'inventore elettricista Nikola Tesla propende però a ritenere che si tratti di qualche poderosa installazione situata nel Giappone e si propone di fare un'inchiesta in proposito. Ora